discussione generale. Voglio iniziare ringraziando le mie colleghe, Sara Seccia e Annalisa Bernabei, con cui ho lavorato da diversi mesi, ormai da settembre del 2020, sulla proposta di modifica di regolamento dell'Assemblea Capitolina, con la collaborazione tecnica degli uffici del Segretariato Generale, che grazie alla loro esperienza che hanno maturato nel corso di 20 anni di applicazione di questo regolamento, sono stati ovviamente per noi molto utili nel percorso che ci ha portato alla stesura finale. Il testo su cui si è lavorato è stato quello licenziato dagli uffici a seguito di un obiettivo della direzione ed è stato quindi successivamente corretto, arricchito e aggiornato, partendo proprio da questo lavoro. Perché portare una proposta in aula a fine consigliatura? Scusate. Sicuramente partiamo dall'esperienza che abbiamo maturato in questi 5 anni, dalle difficoltà incontrate e dalle prassi consolidate. È importante che questa esperienza non vada persa, che vada valorizzata all'interno di questo testo, perché è molto importante, sì, basarsi sui riferimenti normativi, sulle procedure amministrative, ma abbiamo verificato come l'esperienza diretta sia un elemento imprescindibile per poter rendere questo regolamento uno strumento veramente utile ed efficace per poter svolgere al meglio il ruolo di consigliere capitolino. In questo senso questo lavoro rappresenta un atto dovuto da parte nostra, che lo abbiamo predisposto sicuramente, ma anche di quelli che mi auguro vorranno contribuire. È un atto doveroso nel rispetto del ruolo che abbiamo svolto, quello cioè di lasciare questa eredità in termini di esperienza a chi verrà dopo di noi. Infine possiamo anche dire che risulta più appropriato per chiunque svolgere questo lavoro a fine consigliatura, per non essere in qualche modo accusati di cambiare le regole nel momento in cui si inizia a lavorare o si sta lavorando. Pertanto converrete con noi che questo è il momento giusto per portare avanti questo lavoro e per questo vi chiediamo lo sforzo in questa fine consigliatura di aiutarci a portarlo a termine. Io l'ho chiamato in una commissione atto d'amore per i futuri amministratori e per la città. È un po' un'estremizzazione, mi rendo conto. Però mette in evidenza come molto spesso si fanno meri ragionamenti politici. Tutto quello che viene fatto viene visto esclusivamente in un'ottica di convenienza politica. In questo caso qui di convenienza politica ce n'è ben poca, di questo ce ne dovete dare atto. È qualcosa che metterà in condizioni chi verrà dopo di noi, ovviamente nessuno sa quale forza politica, quale consigliere entrerà qui in aula Giulio Cesare nella prossima consigliatura, di metterli in condizione di lavorare al meglio. Parliamo ora delle motivazioni, ne sono state accennate alcune dalla consigliera Seccia, brevemente le riassumo. Sicuramente efficientamento e speditezza del leader delle procedure, razionalizzazione delle risorse e quindi minori sprechi. La responsabilizzazione del ruolo del consigliere, abbiamo notato che in alcuni casi andava meglio evidenziata. L'accessibilità per le persone con disabilità, in alcuni punti sono state inserite queste fondamentali indicazioni. Supporto alle attività di consiglieri, parliamo ad esempio del supporto giuridico, quindi metterli in condizione di svolgere al meglio il loro diritto di iniziativa deliberativa. E poi ecco tutta la parte delle lacune, della poca chiarezza in alcuni casi, dell'attualizzazione rispetto alla normativa superiore. Sono numerose le motivazioni alla base dell'aggiornamento. In sintesi possiamo dire che i benefici di questo lavoro sono lasciare alla città e alla futura amministrazione una macchina amministrativa più efficiente, più snella, più trasparente e anche, a mio avviso, più immediata nella comprensione delle regole che la disciplinano. Una delle caratteristiche fondamentali a livello politico che ha portato a numerose modifiche è stato il rispetto dei principi di bilanciamento dei ruoli di maggioranza e opposizione, sia per dare più forza ad entrambi i ruoli, ma allo stesso tempo di dare in alcuni casi, diciamo, una minore supremazia, lasciatemi passare il termine, alla maggioranza e in alcuni casi un minore ostruzionismo strumentale da parte delle opposizioni. Tutto questo sempre nel rispetto di principi democratici e, come dicevo prima, di efficientamento. Ma siamo sempre stati attenti a mantenere e in alcuni casi a rafforzare questo bilanciamento di ruoli e prerogative. Per quanto riguarda l'iter portato avanti, ne parlerà in maniera più approfondita la mia collega successivamente, io pur non facendo parte dell'ufficio di presidenza, Presidente,
come appunto le mie colleghe firmatarie. Sicuramente posso dire di aver maturato un'esperienza diretta nella stesura dei regolamenti, grazie al lavoro portato avanti con il regolamento della consulta cittadina per i diritti delle persone con disabilità. Tra l'altro ci tengo a dire che questo regolamento si ispira molto al regolamento dell'Assemblea Capitolina in diversi punti. L'esperienza di consigliere capitolino, sempre presente in aula, cosa che purtroppo non posso dire per tutti i miei colleghi, vivendo in prima persona l'attuazione del regolamento. Non nego che anche la mia lunga esperienza personale in ambito lavorativo in una grande azienda privata mi sia stata molto utile. Nel privato, lo sappiamo, i processi e i ruoli sono ben definiti e questo crea, rafforza e rende stabili e più efficaci sia i processi comunicativi che quelli decisionali. Sono ben consapevole che un ente pubblico è cosa ben diversa da un'azienda privata, ma è anche vero che abbiamo verificato e sperimentato nel tempo come molto spesso nelle inefficienze, sulla poca chiarezza, sulla poca trasparenza, si insinuano delle condotte a volte poco corrette o comunque poco degne del ruolo importante che abbiamo l'onore di svolgere. Per non parlare degli sprechi, dei ritardi, delle lungaggini e tutto ciò che sappiamo ha un impatto reale sulla vita dei cittadini. Tornando al leader, oltre ad aver partecipato attivamente e concretamente alla modifica del testo, sia negli aspetti formali che nei contenuti, ho fatto anche la mia parte nell'aspetto di condivisione della proposta, mettendo a disposizione di tutti i consiglieri capitolini sia un testo a fronte rispetto alle procedure, alla precedente versione, scusate, e anche una tabella che riassume tutte le modifiche, proprio al fine di facilitare l'analisi e mettere in condizione tutti i consiglieri di poter partecipare e contribuire attivamente a questo lavoro, come mi auguro avverrà nella fase emendativa. Velocemente, riporto solamente alcuni punti principali delle modifiche, ma non andrò nel dettaglio. Ho parlato di accessibilità, abbiamo previsto accessibilità dei luoghi deputati alle adunanze diversi dall'Aula Giulio Cesare, indicazioni su accessibilità e fruibilità dei luoghi di lavoro dell'Assemblea Capitolina, compresa la traduzione LIS, già pienamente ed efficacemente sperimentata nel corso delle sedute di Assemblea Capitolina. Ci sembrava importante rendere questo servizio strutturale nel regolamento. L'indennità di funzione, parliamo dell'indennità di funzione. Come sapete, al momento questo regime non è in vigore, è prevista dal testo unico del 2000, confermata nel decreto 156 sull'ordinamento speciale di Roma Capitale, prevista anche dallo statuto. Questo regolamento, prepara il terreno all'attuazione di questo istituto, conservando per il regime transitorio il sistema di gettoni di presenza. Rispetto al sistema dei gettoni di presenza oggi in vigore, che cosa permetterebbe? Sicuramente di potersi dedicare completamente a questo importante ruolo. È questa l'importanza di questo istituto, soprattutto in una città così vasta e complessa dal punto di vista delle necessità. Per quanto riguarda i gettoni, quindi per questo transitorio di cui vi ho parlato, abbiamo modificato il tempo minimo della presenza dei consiglieri e la durata di commissioni ed assemblee. Quindi abbiamo pensato ad una presenza qualificata rispetto alla durata. Nel testo unico si parla di effettiva presenza. Abbiamo voluto dare anche questo segnale. Abbiamo fatto una rimodulazione della ripartizione del personale assegnato ai gruppi, in particolare l'attribuzione delle risorse è più graduale. Dopodiché abbiamo anche indicato che è fondamentale per noi consiglieri, e credo che tutti siamo d'accordo su questo punto, la costituzione di un apposito ufficio per la funzione di assistenza tecnica alla redazione degli atti di iniziativa consigliare. Ad oggi questo ufficio non è costituito, quindi auspichiamo l'immediata costituzione per questo importante supporto. Aumenta la frequenza di convocazione dell'Assemblea Capitolina, una volta a settimana anziché una volta al mese. Di fatto sono dei correttivi legati alla prassi, abbiamo visto che di fatto è quello che si verifica ormai già da 5 anni. Abbiamo anche modificato il punto in cui si dice che la seduta è tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale, diventerà terza mancanza consecutiva del numero legale. Crediamo che sia importante dare un segnale di responsabilizzazione del ruolo anche in questo senso.
Rispetto ai diritti delle opposizioni e quindi dei gruppi di minoranza, esatto, abbiamo aumentato il numero dei consiglieri che possono chiedere variazioni all'ordine dei lavori e possono anche fare una modifica, quindi inserendo un atto all'ordine dei lavori che sia iscritto all'ordine del giorno. Sulle controdedizioni ha già accennato la consigliera Seccia, abbiamo proprio specificato la procedura delle controdeduzioni, in particolare abbiamo anche indicato che le controdeduzioni devono essere messe a disposizione dei municipi, questo proprio perché vogliamo aumentare la trasparenza e dare valore al ruolo consultivo dei municipi. Vado velocemente, mi mancano proprio pochissimi punti. Abbiamo introdotto la possibilità per i consiglieri, previo consenso del comitato promotore o della consulta, di emendare le proposte di iniziativa popolare o le proposte delle consulte, quindi dare anche un maggiore valore al ruolo dei cittadini. Abbiamo verificato che c'è stata un'inflazione dell'utilizzo di certi strumenti e abbiamo voluto quindi ricondurre alle loro specifiche finalità questi strumenti, appunto. Ad esempio le risoluzioni, oggi le chiameremo risoluzioni, prima erano le mozioni urgenti, e anche per le mozioni abbiamo meglio specificato le finalità, cambiato le modalità di presentazione, di trattazione, inserito l'emendabilità solo a seguito di consenso dei proponenti. Abbiamo aggiunto un elemento secondo noi fondamentale. L'assessore competente riferisce ogni 6 mesi sullo stato di attuazione delle mozioni. Crediamo che questo veramente sia un punto imprescindibile per qualsiasi assemblea capitolina. Per quanto riguarda anche gli ordini del giorno, sono stati resi coerenti con la natura data dal regolamento. Ricordiamo che devono orientare l'attuazione della proposta. Abbiamo cambiato le modalità di presentazione, di trattazione. Infine, sulle commissioni capitoline. Le sedute delle commissioni capitoline saranno valide non più con la presenza di soli 3 consiglieri, ma con la presenza di 4 consiglieri, mentre si potrà deliberare solo in presenza di 6 consiglieri, quindi della metà dei consiglieri che costituiscono la commissione. Inoltre, le sedute delle commissioni devono ritenersi chiuse alla seconda mancanza del numero legale, quindi si potrà fare un appello in più per la verifica del numero legale in commissione. Infine, le funzioni di verbalizzazione delle riunioni delle commissioni sono svolte esclusivamente da dipendenti dell'amministrazione, e questo in analogia con quanto accade nel Consiglio. Aggiungo solo un ultimissimo punto che però è veramente fondamentale. Presenteremo anche un ordine del giorno in cui chiediamo che ci sia in qualche modo un coordinamento rispetto al fatto che i municipi dovranno poi adeguare i loro regolamenti in conformità e in coerenza rispetto a quello che eventualmente approveremo qui. Quindi da questo punto di vista chiediamo che ci sia un supporto da parte dell'ufficio decentramento rispetto a questa attività, perché sappiamo che insomma, da questo punto di vista manca ad oggi questo coordinamento. Io vi ringrazio per l'attenzione, ho cercato di riassumere i punti fondamentali. Comunque ecco, sicuramente avremo modo di approfondirli in seguito alla discussione. Grazie Presidente.